Ben tornate. Oggi andiamo a lavorare insieme una mattonella che io sto utilizzando per la realizzazione di una borsa. Vi faccio vedere come si lavora questa mattonella e come si cambiano i colori. E sto lavorando con il cotone fiocco. Adesso vi sto mostrando il nero. Naturalmente utilizzerò vari tipi di colori. Che dirvi, è un cotone molto molto bello per lavorare le mattonelle, lucido, molto, molto morbido nella lavorazione, io mi trovo veramente bene. Potete usare un uncinetto che va dal 2,5 al 3,5, io per fare questa mattonella sto utilizzando il numero 3. Mi piace tantissimo perché ne ho fatti di svariati colori, infatti adesso vi faccio vedere questi altri che sto lavorando per la borsa. Guardate come sono belli. Iniziamo subito la lavorazione. Allora, per lavorare questa mattonella possiamo iniziare in due modi. Cerchio magico oppure si possono usare le catenelle. Io adesso vi faccio vedere tutti e due i modi. Per il primo andiamo a lavorare con il cerchio magico. Prendiamo il cotone panna. Avvolgiamo il filo nel dito, entriamo con l'uncinetto perché si forma un cerchio, peschiamo il filo e lavoriamo 3 catenelle che corrispondono alla nostra prima maglia alta. Altre 2 maglie alte. Due catenelle, rientriamo altre 3 maglie alte. Sentite gli uccellini che cantano? 2 catenelle, lavoriamo altre 3 maglie alte. Due catenelle, rientriamo di nuovo nel cerchio e lavoriamo altre 3 maglie alte. In tutto devono essere 4 gruppi di 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Le ultime 2 catenelle. Adesso prendiamo questo filo che esce, vedete questo qua del cerchietto, lo stringiamo. Dobbiamo andare a chiuderci nella terza catenella d'avvio, qua, per non avere l'altro inizio, perché adesso qua dobbiamo cambiare colore. Lasciamo questo, prendiamo questo qua e andiamo a fare 4 catenelle. Rientriamo nella prima catenella e chiudiamo con una maglia bassissima. 3 catenelle che corrispondono sempre alla nostra prima maglia alta. Si è formato un cerchietto piccolo piccolo, quindi entriamo qua dentro con l'uncinetto e andiamo a lavorare le altre 2 maglie alte. 2 catenelle. Intanto mettiamo questo filino dietro così lo nascondiamo lavorando. Catenelle, andiamo a lavorare altre 3 maglie alte. Io adesso vi faccio vedere come si lavora la piastrella, poi metterò il video della borsa. Chi è entrato per la prima volta nel mio canale e mi vuole seguire, basta che si iscrivi. Clicca la campanellina e gli arriveranno tutte le notifiche. Siamo arrivati al termine, ho lavorato le ultime 2 catenelle e poi vado a chiudermi nella terza catenella. Quindi abbiamo due modi da iniziare il lavoro. Io continuo a lavorare con questo panna. E abbiamo anche vari modi per
per poter cambiare colori. Allora, il primo è quello di andare nella terza catenella, la pescare il filo e chiuderci con una maglia bassissima. Poi lavoriamo una catenella e tagliamo il filo. Adesso andiamo a cambiare colore. Prendiamo il filo così, lo mettiamo dietro al lavoro. Prendiamo l'uncinetto. Con l'uncinetto, nello stesso punto dove noi abbiamo chiuso, peschiamo il filo viola e andiamo a lavorare 3 catenelle. Questi due fili li teniamo dietro, li nascondiamo dietro. Il secondo giro che noi andiamo a lavorare, non lavoriamo come il primo giro, andiamo a lavorare così, la prima maglia alta nelle catenelle sottostanti, maglia alta nella maglia alta sottostante, quella che viene dopo. E lavoriamo l'ultima maglia alta, perché naturalmente sotto sono 3, noi ne dobbiamo lavorare 3. Siamo arrivati nell'angolino delle 2 catenelle e andiamo a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo altre 2 maglie alte. Tanto vedete come abbiamo il filo dietro. Ora lavoriamo le 3 maglie alte. Ci ritroviamo nel secondo archetto, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo e lavoriamo altre 2 maglie alte. Quindi dobbiamo fare le 3 maglie alte sottostanti. Nell'archetto andiamo a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. In tutto 7 maglie alte, perché è un quadrato per il lato. Adesso però vi vado, qua ci vediamo al termine del giro, vi faccio vedere come si chiude, si cambia il colore nell'altra parte. Devo cambiare colore qua, quindi entro qua, il filo questo qua lo nascondo qua dietro, prendo l'altro gomitolo, lo metto così dietro al viola, entro con l'uncinetto nella terza catenella iniziale e invece di chiudere direttamente il giro e di tagliare il filo, non lo taglio e vado a lavorare le prime 3 maglie alte, le prime 3 catenelle, e poi rientro nella seconda maglia alta sottostante, vado a lavorare le altre 2 maglie alte e i fili li nascondo dietro. Questa è la seconda opzione che potete fare quando si cambia il filo. Adesso continuiamo la lavorazione sino ad arrivare al termine del giro. Ho lavorato le ultime 2 maglie alte, entro con la catenella, con l'uncinetto nella terza catenella iniziale, chiudo con una maglia bassissima e poi eseguo una catenella e taglio il filo. Cambiamo colore, cioè il pistacchio, mettiamo il filo qua dietro. Entriamo con l'uncinetto dentro la terza catenella dove abbiamo chiuso, peschiamo il filo e lavoriamo le 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta. Adesso lavoriamo la prima, la seconda e la terza maglia alta, nascondendo sempre i fili dietro. Due catenelle, saltiamo le 2 maglie alte sottostanti, andiamo nell'arco di 2 catenelle e lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo sempre nello stesso punto e lavoriamo altre 2 maglie alte, 2 catenelle,
saltiamo la prima e la seconda maglia alta sottostante, andiamo nella terza, lavoriamo la prima, la seconda, nell'altra, la terza. Ho chiuso il giro, ho preso il cotone rosso qui dentro, pesco e lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3, lavoro le altre 2 maglie alte, sempre nascondendo, mi raccomando, i fili dietro. In questo giro dobbiamo ripetere il secondo giro, lavoriamo 2 maglie alte, qua abbiamo 2 maglie alte, lavoriamo altre 2 maglie alte, nell'angolino lavoriamo le 2 maglie alte, le 2 catenelle, rientriamo, lavoriamo altre 2 maglie alte. Devono essere in tutto 2 maglie alte nella parte laterale dell'angolino, altre 2, 4, 2 qua 6, 3, 9, 10, 11, 12 e 13, 14 e 15, in tutto devono essere 15 maglie alte. Adesso li lavoriamo insieme, sono la seconda, 2 li lavoro nell'arco delle 2 catenelle e 3 dove sono le altre 3 maglie alte. Due. Due. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, altre 2 maglie alte. Ecco qua. E continuiamo per tutti i giri e arriviamo qua e chiudiamo e tagliamo il lavoro. Siamo adesso al quinto giro, prendiamo il cotone bianco, prendiamo la mattonellina, questo lo mettiamo indietro e ritorniamo a fare l'inizio. Quindi 3 catenelle e lavoriamo altre 2 maglie alte. Due catenelle, saltiamo 2 maglie alte sottostanti, nelle prossime 3 lavoriamo 3 maglie alte. Adesso ci rimane una maglia alta sottostante, quindi lavoriamo una catenella, saltiamo la maglia alta, entriamo nell'arco, poi quei filini li taglio, non vi preoccupate, e lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Una catenella, saltiamo la prima maglia alta nelle 1, 2, 3, lavoriamo 3 maglie alte. Due catenelle, saltiamo 1 e 2, nelle prossime 3, 3 maglie alte.
quindi 2 catenelle, saltiamo 1 e 2, altre 3 maglie alte. Una catenella, saltiamo l'ultima maglia alta, entriamo nell'arco, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Si ripete questo lavoro sino al termine del giro. Deve venire così. Guardate come sta venendo bella con questi colori, dal panna al viola, al pistacchio, rosso, bianco e per ultimo perché fare il nero. Quindi andiamo a lavorare l'ultimo giro e prendiamo la mattonellina. Questa volta andiamo a lavorare delle maglie basse. Quindi prendiamo il filo, peschiamo una catenella, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo la nostra prima maglia bassa. In ogni maglia alta sottostante andiamo a lavorare una maglia bassa. Nell'arco di 2 catenelle 2 maglie basse, poi 3 maglie basse nelle 3 maglie basse sottostanti. Qua abbiamo fatto l'arco di una catenella, quindi andiamo ad eseguire una maglia bassa. Nelle maglie alte qua 2 maglie, 2 maglie basse. Nell'angolino della piastrella una maglia bassa, una catenella, rientriamo nello stesso archetto e lavoriamo una maglia bassa. Ne 2 maglie alte, 2 maglie basse. L'arco una maglia di una catenella, nelle 3 maglie alte, 3 maglie basse. 2 catenelle, 2 maglie basse. Una catenella, una maglia bassa. Siamo nelle ultime 2 maglie alte, quindi lavoriamo 2 maglie basse. Nell'angolino andiamo a lavorare una maglia bassa, una catenella, rientriamo e lavoriamo un'altra maglia bassa. Lavoriamo così e terminiamo chiudendo nella prima maglia bassa. Ho terminato la piastrella granny, guardate com'è bella, guardate quest'altra pure. Poi naturalmente nel prossimo tutorial vi dirò quante piastrelle io ho lavorato, come si cucinano, come si assemblano per fare la borsa. Adesso ho terminato, spero di essere stata abbastanza chiara. Se vi è piaciuto il mio tutorial, se siete nuove del canale, se vi fa piacere iscrivetevi e naturalmente un like e un commento. Un bacione, alla prossima!